Atleta, nerd, benvenuti nella prigione dei mostri. Cosa? È qui che si trovano i criminali più insoliti, cupi e terrificanti. Siamo spacciati. Anche se lo sport mi aiuta a non pensare ai mostri, mi sto stancando un po'. Forse hai sete? Wow. Grazie, è quello che mi serviva. Quindi mi stai dicendo che un raggio di luce raggiunge la Terra dal Sole in circa 8 minuti? Oh! Ciao! Tieni, prendi un fazzoletto. Grazie. Un attimo. Taylor! Cosa? Oh, c'è Mommy Longlegs! Mommy Longlegs! Aiutateci! Questo non è possibile perché, vedete, molto tempo fa c'è stato un terribile crimine e la vittima era Mommy Longlegs. E ora è scomparsa. Gli indizi ci dicono che è stato Daddy Longlegs. Che facciamo ora? Agente, ho isolato la scena del crimine. Detective, ci aspetta un caso difficile. Mommy Longlegs. 10. Occupiamoci di lei. Apri la cella, presto. 9. Sta contando. 8. Perché ci vuole così tanto? 7. Forza, sbrigati! 6. Non mi sono iscritto per questo. Oh! Togliti di mezzo! 5. Aspettatemi! 4. Non riesco più a correre! Dovremmo averla seminata. Oh, eccovi qui! Oh! Ti sentirà! Oh! 3. Sono con voi! Pensiamo a qualcosa da fare, magari a un travestimento. 2. Ottima idea! Ho trovato il look giusto! Anch'io ne ho uno, e tu? Anch'io ho il mio. Siamo spacciati. 1. Sto arrivando! È passato molto tempo dall'ultima volta che ho mangiato un dessert. Molto meglio del porridge. Ciao, vi ho trovati! Ti sbagli! Sono un cowboy! Il mio nome è Toro Seduto! Buon pomeriggio, cosa posso portarle? Prendo lui e lui. Non abbiamo un buon sapore! Non mi hai riconosciuto! Oggi Woggy! Questo non è giusto! Perché ora non ti nascondi tu e ti cerchiamo noi? 10! Dove posso andare? Ehi, svegliati! Altri 5 minuti! Ti ho detto di svegliarti! Tu chi sei? Ciao, sono Mano. Sto parlando con una mano? E Mike? No, 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 per favore non farlo. Peccato che non ci siano altri strumenti di tortura. Abbi pietà di me e farò tutto quello che vuoi. Mercoledì Adams ha la sua idea di divertimento. Giocherò a Puppy Playtime. Oh, attenzione! Che schifo, sta sbavando! Ehi voi, il golf è vietato in prigione! Mi vendicherò di quella testa blu. Sasso, carta, forbici! Oh, ho perso di nuovo! Non si può sempre risolvere tutto con la forza! Giochiamo! Hai il vantaggio di avere una seconda mano! Questo non ti aiuterà, nerd! Lo vedremo, ora mi gira la testa però! Ci vediamo! I libri sul basket non ti hanno aiutato, eh? Oh! Schiacciata! Cos'è una partita senza cheerleader? Ballo solo perché Mano mi ha convinta a farlo! Anche un incoraggiamento così cupo può risollevare il morale! Brava! Mi è piaciuto! I mostri sono solo uno stupido incubo! Ma Opie la Bird non la pensa così! Cosa? Dov'è? Non mangiarmi! Non sono commestibile! Qualcuno urla! Devo fare qualcosa! Ecco la soluzione al problema! Ora va molto meglio! Pensa, Mike! Come posso salvarmi? Oh, che ne dici di un gioco? Oh, perché no? Chi l'avrebbe mai detto che anche il mostro di Garten of Ben Ben potesse giocare a scacchi? Non riesci a stare seduta neanche per un secondo! Taylor! Ehi! Che c'è? Non voglio che mi veda! Dai, fatti venire in mente qualcosa mentre io la distraggo! Sì! Ho un'idea! Userò il mio più grande vantaggio! La forza!
vuole vedere chi comanda. Dov'è? Non riesco a vedere niente con questo casco. Aspetta. Sì, l'ho stesa. Oh, la mia povera testa da genio. E dov'è Upila? Non abbiamo scelta, dobbiamo solo adattarci a questa vita. Fa caldo! Dov'è il cibo? Ehi, la mia mano non era nel menù. Abbiamo bisogno di un altro piano. Ho troppa paura di lei. Chi sta disturbando di nuovo il mio sonno? Basta che non ci colpisca. Smettetela di gridare. Tu, prendi le tue cose e vattene. Ok. Va bene, allora. Ragazzi, noi ce ne andiamo. Siamo salvi? Questo isolamento ha una buona insonorizzazione. Siamo finalmente liberi? Perché state sorridendo? Oh oh, è bello comandare. Scacco matto. Cosa farai ora? Fammi pensare. Ci sono. Casa? Scacco matto. Non puoi farlo. È contro le regole. Diglielo. Lurch. Un vampiro! Cosa? Mi sono quasi rotto una zanna! Forza, attaccalo! State usando dei trucchetti molto sporchi! Aiutateci, aiuto! Avete bisogno di aiuto? Non voglio rimanere qui! Perché ci sono così tanti mostri? La gente deve vedere questo! C'è qualcosa che non va? Aghi Waghi, corri! Siamo circondati! Vieni da noi! Siamo spacciati! Ehi, Conte Dracula, vieni qui! Beh, aspetta un attimo! Dov'è andato? Cibo! Toglimi quelle zanne di dosso, non è educato! Mi dispiace! Torna nella tua cella! Va bene, le sbarre non funzionano. Ho un'idea! Dovrebbe funzionare. Provaci ora, riesci ad uscire lo stesso? L'aglio è solo uno stereotipo. Aspetta, perché non funziona? Proverò di nuovo. Com'è possibile? Ha funzionato! È un sistema di sicurezza collaudato. Ciao! Ecco come dovrebbe essere. Dobbiamo installare questo cartello come nel progetto. Puoi farlo? Sì, certo! Per qualche motivo non ci riesco! Forse devi colpire più forte? Non ci riesco! Che devo fare? Fatemi provare! Il cartello non cade! Grazie, Upila! Non mi aspettavo che ci aiutasse! Mostrerò a questi dilettanti un po' di vera arte! Ehi, ha talento! Ho finito! Non c'è bisogno di ringraziarmi! Wow. Fantastico! Abbiamo fatto un buon lavoro! Che state combinando? Ti morderà mentre dormi! Non la faranno, Franca! Sono una guardia! È una prigione per mostri, quindi dovete rimanere qui! Aspetta, chi manca? Non mi troveranno mai! Un altro giorno in prigione, ma la sveglia canta! Alzati e risplendi, atleta! Il tuo Truminator è tornato! I duri non si sorridono allo specchio e se lo fanno solo per amore della pulizia. Abbasso gli snack di ieri. Dormi ancora, pigrone? Gli esercizi chiamano. Per cominciare, planca testa in giù. Un riscaldamento leggero. Allenerò il mio gancio destro. Devo ricordare di non saltare mai gli esercizi delle gambe. Spingiamo con entusiasmo. Oh, questo sì che è pesante. Dimostrerò di essere il miglior bodybuilder. E questo lo chiami un colpo? Il mio macho è impazzito. Oh, pungente come un'ape, che spettacolo! Congratulazioni, cara festeggiata. Tanti auguri, Mary. Ecco un regalo per te e per me. Wow, è così carino. Grazie, sono felicissima. Cosa non si farebbe per la propria dipendente preferita? E io invece non ho un regalo, devo inventarmi una sorpresa! Bene, bene, i regali artigianali sono di gran moda in questi giorni, bello! Creiamo una prigione fatta a mano! Aiutami, bastone testardo!
Pronto? Ehi, Mary, guarda che simpatico oggetto di ferro per te! Yahoo! Rigoroso ma elegante, mi mette in risalto! È così che si usa, guarda! Oh! Sono lusingata, Taylor! Mickey sta ancora dormendo! E russa anche! Che topo di biblioteca! Vediamo che cosa succede! Alzati avanti! Oh, che colpo di scena! Chi ha spento le luci? Oh, sono ancora in prigione? Che razza di sarcasmo è questo? Ma dov'è Mike? State festeggiando? C'è una torta? Un attimo! Il prigioniero è scappato! Questa è una catastrofe! Che diavolo hai fatto al mio migliore amico? È scappato nel giorno del mio compleanno! La mia vacanza è rovinata per sempre! Qui non c'è nessuno! Mikey! Mikey! Oh, devo avviare una seria operazione di ricerca! Vediamo se c'è qualche indizio! Cominciamo! Esci subito, avanti! Ti ho stanato, furbacchione! Ok, non mi arrendo! Un potenziale nascondiglio! Esaminiamo i suoi segreti! Un mucchio di scarabocchi! Non oggi, fisica! Istruzioni per la fuga! Wow, che bella scoperta! È sempre stato bello, anche quando era bambino! E Taylor è sempre stato un fan dell'esercizio fisico, bellissimo! Oh, che Sherlock che sono! Mike non ha voluto lasciare il suo giocattolo preferito, quindi deve essere qui! Un puzzle incustodito! Wow, vediamo un po'! Ho cucinato io le cotolette! Qui ci sono torte e zuppa! Stai morendo di fame, caro! Il cibo è terribile, anche se a volte qui ci si diverte! Oh, finalmente! Oh, scusami! Hai una nuova ragazza, caro? No, non l'ho mai vista prima! Spostati, devo fare delle ricerche! È impegnata, io non c'entro niente! Un tunnel? Oh, è fantastico! Davvero strano! Salve! Ci sono tante cose da controllare! Non volevo disturbarla! Per favore, non fate caso a me! Sei sicuro che non ci sia niente tra voi? Assolutamente sì! Con attenzione, guardiamo qui sotto! Non sapevo ci fossero angoli così inquietanti qui! Oddio, odio i ragni! Prendiamoci un momento per guardare questo armadio! Oh, Huggy, sei un cattivone! Forse Mikey ha deciso di riposare in questa scatola dimenticata? Era così giovane! Un attimo! Oggetti del corso di biologia! Ora è tutto chiaro! Falso allarme! Abbiamo fame! Quando si pranza? Arrivo! Il pranzo è servito! Cibo, cibo, cibo! Che c'è nel menù? Togli le zampe! Il tuo cibo è quello! Controlliamo le opzioni! Che schifo! Zero vitamine in questa roba appiccicosa! Ci nutrono in modo orribile! Non c'è rispetto! Chi potrebbe essere il complice della fuga del nerd? È il momento di mangiare! Apparecchio la tavola, Mary! Cibo squisito tutto per te! Oh, di sicuro sarà delizioso! Che schifo! Ma che diavolo mi hai portato, eh? Non ne ho idea! Devo chiederlo al cuoco della prigione! Ok, ora vattene! Sì, sembra che qualcuno sia di cattivo umore! In più c'è un altro problema! Chi vuole mettersi alla prova come chef? Io? Scegli me! Calma, appassionati! Taylor, proverai tu per primo! Davvero, io? Sì, stupiscimi con i tuoi capolavori! Sì, devo andare, saputello! Stabilirà un record! Stabilirò un record! Oh, ciao, cuoco! Il mio stomaco ha bisogno di prelibatezze! Oca, arrosto o porridge? Cosa? Non c'è tempo per riposare! Il lavoro chiama! Ecco, la tua nuova corda per saltare! Salta! Stai scherzando? Oh, questi atleti! Cibo mio, regole mie, intelligentone! 2 milioni, 4, 2 milioni e 5... Sono esausto, non ci vedo neanche più bene! Non durerò a lungo! Ti prego, fammi fare uno spuntino! Tieni, puoi assaggiare il mio tesoro! C'è qualcos'altro? Sapevo che me lo avresti chiesto! Avanti, scegli!
sono esercizi. Tu fai davvero questo genere di dieta? Ma tu che ne sai? È per questo che sono così figo. Guardate il grande chef. Il bagno è intasato. Arrenditi. Non voglio metterti in imbarazzo. Solo un millimetro. Un effetto collaterale della malnutrizione. Te lo spiego solo una volta. Guarda bene i miei tricipiti. Devi pompare in questo modo. Prova, avanti. Ci vuole poco, su. Sono disonorato. Userò un vasetto da notte. Allora, come mi sorprenderai? Che cos'è questa cucina innovativa? Oh, te lo spiego subito. Boom! Veloce ed economico e anche salutare. Assimilato con successo. Fantastico, prendi esempio. Questo è troppo. Oh, ho una tempesta nello stomaco. La mia carriera è rovinata. Fai come se fossi a casa tua. Tutto è a tua disposizione. E non dimenticare la cosa più importante. Facci mangiare in modo gustoso. Sono pronto. Da dove inizio? Diamo un'occhiata alle scorte alimentari della prigione. Farina d'avena? Bene, ok, continuiamo. Beh, fiocchi d'avena? Questo non mi sorprende. Vattene al tuo posto. La scelta ovviamente lascia molto a desiderare. Montagne di porridge. I cuochi precedenti avevano poca fantasia. Il nome di Pitagora. Questo è il vero regno della farina d'avena. Sì, le cose stanno andando un po' male. Ma che altro posso fare? La vostra fatina dei sapori è qui. E Dan ha un piatto per tutti. Oh, spero di mangiare bene almeno stavolta. Oh, che vero intruglio. Diamo un'occhiata. Un bel pesce persico. Buono, hai fatto un ottimo lavoro. Ha un odore un po' strano per essere un pesce. Che diavolo mi hai portato, prigioniero? Per stavolta passo. E per me non c'è niente. Aspetta, atleta. Questo pranzo ti lascerà senza parole. Ecco, buon appetito. Ops, aspetta. Rimuoviamo gli ostacoli. Wow, forte! La mia carne dietetica preferita! Ma che c'è incastrato qui? Wow! Complimenti dallo chef! Carica di energia! Beh, sei veramente strano, fratello! Oh, che schifo insopportabile! È stato imbarazzante! Oh, mi sono fatta male al ginocchio! Dove vai così di fretta? Non volevo, Mary! Ho un regalo di compleanno per te! Congratulazioni! Bellissimo! Voglio che Mike torni. Si avvererà di sicuro. Non sapevo quanti anni avessi, allora ho messo tutte le candeline che ho trovato. Amici, secondo voi quanti anni ha Mary? Scrivetelo nei commenti, vi aspetto. Ehi, le risposte corrette riceveranno il mio like. Ammetto che sei riuscita a impressionarmi. Quale premio sceglierai, eh? Grazie, mi è appena venuta un'idea divertente. Inviteremo anche le paperelle al nostro matrimonio e anche Rachel la civetta. L'acqua è abbastanza calda per te, caro nerd. Guarda cosa so fare. La danza del pollo. Sì, ho meritato relax.